Ciao ragazzi, bentornati. Come avevo già accennato in uno dei precedenti video, questo fine settimana abbiamo in programma il nostro torneo, ovvero Wild Weasel 3. Per la prima volta dopo tanto tempo svestiremo i panni della 101ª divisione aviotrasportata e vestiremo quella degli Insurgent. Come ben sapete, le 24 ore sono abbastanza impegnative a livello di preparazione. Se non ci sono problemi di sorta, settimana prossima farò un montaggio di tutte le immagini che avrò acquisito durante questa giocata e ve le mostrerò. L'equipaggiamento, come potete immaginare, per 24 ore non sarà dei più leggeri. Naturalmente le forze Insurgent non porteranno le piastre balistiche, però dovremo avere accesso ad una serie di oggetti che ci potranno servire durante l'arco di queste 24 ore. Vi ho già accennato che faremo un setup Insurgent, più precisamente ci ispireremo alle milizie caucasiche che si sono viste ad esempio nella guerra in Jugoslavia degli anni 90. Il nostro equipaggiamento quindi sarà composto da una spezzata, non saremo quasi tutti in mimetica completa, ma ognuno si vestirà soltanto con o i pantaloni mimetici oppure con una felpa nera. Avremo un'alternanza di camo europei e russi per questa giocata. Il bello di essere degli Insurgent è appunto che ci permette di mantenere la massima libertà del nostro setup. Essere degli Insurgent ci permette di essere molto più leggeri, in quanto dovremo affidarci ad azioni di guerriglia, in quanto saremo in svantaggio pesante. Il rapporto di forze sarà di 9-10 persone contro 30, quindi siamo in notevole svantaggio. Ovviamente, come vi avevo già spiegato negli scorsi video, essendo una milsim avremo degli obiettivi diversi tra le due forze in campo. Il nostro compito quindi sarà quello di rallentare l'avanzata del nemico, mentre loro ad esempio sarà quello di subire il minor numero di perdite e raggiungere i loro obiettivi primari. Sarà un torneo dedicato esclusivamente ai sistemi X-Tag perché vogliamo testare efficacemente sul campo Echo One su una giocata di durata prolungata per valutarne le sue caratteristiche. Oltretutto finalmente abbiamo anche la possibilità di poter utilizzare la K-74 che vi avevo già mostrato. Vediamo ora insieme l'equipaggiamento che mi porterò dietro in questa giocata. Allora, in questo caso la scelta del mio tattico è cascata su un TAC V1 della Eagle nero. È un tattico molto leggero, ma che ci consente comunque di mantenere una discreta capacità di carico. Abbiamo ovviamente il nostro kit X-Tag, un paio di borracce, dei medicinali di emergenza, delle batterie di ricambio dei fazzoletti, un paio di reti mimetiche e di sciarpe, un paio di ginocchiere, un paio di guanti di emergenza, il nostro sacco a pelo, un paio di scarpe di ricambio. Ovviamente la mimetica che ci metteremo è una felpa, una mimetica di ricambio, un Gore-Tex completo in caso ci siano forti piogge, una soft shell in caso faccia freddo, un paio di guanti principali, un cambio di intimo, un passamontagna e un berretto di lana. E ovviamente, in caso dovesse fare freddo, la nostra giacca. Come zaino ho scelto un Patrol 30 della Source e ovviamente qua potete vedere il nostro AK che andremo ad utilizzare. Ovviamente questa è solo una parte degli oggetti che ci porteremo dietro. Molti di questi saranno lasciati al campo base durante la giocata. Quindi per oggi è tutto. Come avevo già detto, non perdete il video della prossima settimana in cui vi faremo vedere il torneo vero e proprio. Se avete delle domande da fare, come al solito, lasciate un commento qui sotto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al video e ci vediamo la prossima settimana.